Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: panico nello studio di È Sempre Mezzogiorno. Scoppia un incendio in cucina, panico per la conduttrice. Ecco cosa è successo. Antonella Clerici. Sempre Mezzogiorno è il format di cucina condotto da Antonella Clerici, dopo l'addio alla Prova del Cuoco. In onda dal lunedì al venerdì nell'orario di pranzo, da mezzogiorno a pochi minuti prima del TG1. La Clerici tiene compagnia ai telespettatori con piccoli tutorial, aneddoti e giochi con il pubblico a casa. In compagnia della Clerici si alternano vari chef, ma poi ci sono anche volti che vediamo tutti i giorni nello studio. Tra cui, la zia Cri, Cristina Lunardini che propone ricette tradizionali, la nutrizionista Evelina Flacchi, che suggerisce ricette light e salutari con ingredienti nutrienti e genuini. Infine Fulvio Marino, panificatore che ogni giorno propone diverse e interessanti ricette di pane, e Lorenzo Biaggiarelli, reso noto dai social e poi approdato in TV, nel programma della Clerici interviene portando degli aneddoti del mondo della cucina italiana con la rubrica Il Signore degli Aneddoti. Incendio nello studio di Antonella Clerici. Durante la puntata di mercoledì 22 marzo nello studio di Antonella Clerici, dove è alla conduzione di È Sempre Mezzogiorno, qualcosa è andato storto. Panico per la conduttrice mentre stava per scoppiare un incendio. Mentre in cucina c'era Gian Piero Fava che terminava il suo piatto ai calamari, Antonella Clerici stava per mandare in fuoco lo studio. È risaputa la golosità di Antonella Clerici dai tempi della Prova del Cuoco e anche ora che È Sempre Mezzogiorno non è cambiata. Mentre la Clerici continuava ad assaggiare le chips di polenta che erano in teglia, questa si è ribaltata facendo cadere sia le chips ma anche la carta da forno che stava per prendere fuoco, ma Antonella non se n'è accorta perché metteva il sale su una delle chips che voleva mangiare. Antonella Clerici, È Sempre Mezzogiorno. Appena la Clerici si è accorta del disastro ha esordito: sta bruciando, aiuto! Brucia! In suo soccorso è arrivato lo chef romano, Gian Piero Fava, che era poco distante da lei a comporre il piatto. Tranquilla Anto, stai tranquilla, e poi continua: si vede che ho fatto il pompiere quando facevo il militare. Panico per Antonella in studio, ma per fortuna è terminato tutto per il meglio grazie all'intervento di Fava. In studio gli autori si sono divertiti mentre la Clerici era in panico mettendo una canzone in particolare, Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, per rendere la situazione meno grave di quel che sembrasse. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.